This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Definitely more my style than Panama, or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right, it wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited, really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly ain't New Jersey. It's my new life. Just like you said. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny, ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Alla faccia dell'introduzione, wow! Ave popolo di YouTube, io sono Tearless Raptor e benvenuti a Max Payne 3. Come potete sentire, e come avrete potuto intuire dai sottotitoli, sto facendo questo video in italiano. E ci sono diverse ragioni per questo, o meglio, ce n'è una. Cioè che, essendo la maggior parte dei miei iscritti italiani, sarebbe anche forse il caso di fare il video in italiano. E qualora questo video raggiungesse un livello buono di coinvolgimento, propenderei a cominciare a fare video in italiano proprio completamente sul canale. Dunque, datemi il tempo di dare un'occhiata alle impostazioni e partiamo con la storia. Ok, fatto. Spero che di ricordarmeli i comandi, anche perché ce ne sono un sacco e ho messo tutti i tasti vicino a VASD. Spero funzioni. Cominciamo la storia. Sgobbate. Ah, figo. Difficoltà, io faccio schifo. Anzi, lo rifaccio di potente molto bullet time. Questa difficoltà offre comunque una sfida onesta, offre una sfida interessante. Io andrei con medio perché faccio abbastanza schifo in questo tipo di giochi. Più che altro non ne ho giocati mai. A parte Sleeping Dogs. Comunque giochi in cui si spara la gente mi... Non ne ho mai giocati, quindi prendiamo a livello medio. Penso che eventualmente si possa cambiare. E avanti con altri cutscene.
So I guess I've become what they wanted me to be. A killer. Non è in gran forma, quel puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Capitolo 1, puzza di marcio. São Paulo, Brazil. I'd arrived in São Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seem to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey. Salve. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Yeah, at least not on duty. Non bevete, ragazzi. Fa male. Man, ve lo dico perché non bevo. Extreme poverty to make a penthouse cocktail party swing. I guess they call it trickle-down economics. Sì. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know. Sì, a chi ne ha già tanti? Hey, listen, man. You better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. Qual è Rodrigo? Some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. Who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Okay. Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look alike. Un socio di Ricky Martin. Non so quanti di voi abbiano idea di chi Ricky Martin sia, però sappiate che è verissimo quello che hanno appena detto. I was mostly working for Rodrigo. Ah, lui è Rodrigo, ok. A local businessman, built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. Non si consideravano. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. Oh, sì, Ricky Martin. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne and nothing between the ears. Come diavolo balla questo? The middle brother, Victor, had questo just sembra un politico. He was vederlo. A local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know. But I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Oh! Wow! Così a bruciapelo proprio. Va bene. Prenderanno in ostaggio chiunque. No, tutti ma non Ricky Martin, lasciatemelo. Live la vida loca. Ok, bravo Max, andiamo a fare i grandissimi culi. Passos. Fucked up in about a second. And now there were two idiots at the wheel. Clear. Wow, ok. Got this floor? Sure. Look up yourself, bro. Stay safe. Sì. It wasn't my own safety I was concerned about.
Gli FPS sono incisi da 40 a 20. Datemi un secondo. Proteggere la ragazza. Ok, non posso. Non posso modificare le impostazioni. Primi tab, attivo bullet time. Primi spazio per shoot dodge. Ok. C'è la mira libera, se non si fosse capito. E io non so giocare. Ah. Prendi C. Sì, sì, sì. Faccio schifo a sti giochi. Sei quasi morto. Ok, ok. Forse mi conviene. Ok, headshot. Wow. Cos'è sta roba che luccica qua in fondo? Pezzo della P92 d'oro. Scialla, armi d'oro. Va bene. PT92. Davvero non posso andare. Ah, ok. Impostazioni. Aggancio controller. Mira manuale. Assistito. Semi assistito. Semi assistito. Grazie. Ti voglio bene. Ok, prendiamo le. Ok. Un pianoforte. Non è ancora morto? To. Nel ginocchio. Ma no. The boss lady. Only this time she wasn't calling for more vodka in her Cosmo. No, direi di no. Porca miseria, faccio proprio schifo a sto gioco. Dove devo andare? Fabiana si chiamava, vero? Fabiana, dove ti sei allocata? Ove sei? Sei nel pianoforte? Posso suonare il pianoforte? Seriamente? It wasn't the time, and I was still a little rusty. Già, direi che non era proprio il momento. Oh sì, certo tesoro. Stava davvero cominciando. Ma no. Devo uscire di qua? Ah, era fuori dai balconi. Oh, giù di sotto, Devo sniperarlo da qui, mi dicono. Let it go, stupidity, drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen. Penso si stia riferendo alla moglie. Non ho mai giocato a Max Payne 1 e 2, però vediamo. Però suppongo che sia questo quello che dice. Devo cercare di mirare alla testa del tizio. Oh sì. Oh! Aia! E poi in piscina secchi. Mio Dio, eroici. Eroici, tranquilla, tranquilla. Adesso parlano in portoghese. Noi scusiamo stesso, non lo so. Però penso che significhi lei qualcosa tipo è tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Fica tranquilla. Stai tranquilla. Suppongo, Io il portoghese non lo so. Dovrei chiedere a Mastro. Mastro lo sa sicuro cosa significa. Mastro sa il portoghese, sì, ha dei parenti in Brasile. Invece noi lo siamo, vero Max? Attenzione. No, mancato tantissimo. Tuffo lento, shoot oggi 5 secondi. Questo è morto. Ok. Vediamo di non farci sgamare qua. Ma è morto? No, non è morto. Dove sei? Hello? Oh, 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 oh. Sì, lo so. Vicino all'oggetto per riparare. Ah, eccolo come si dice. Oh, sono morto? No, sono morto. Perfetto. A meno che non muoia il tizio. No, sono morto. Yay. Ok, riproviamo. Anche se io del Sims System non ci vedo nulla. Where is he? Vieni fuori. Fai cucù con la testolina. Dai. Da bravo. Sì, lo so. Ah!
L'ho sparato 4 volte nel bacino, per così dire. Ok, 2 morti. Stanno distruggendo la copertura. Miseria, cosa ti... Ok, nella pancia, bravo Max. Ok, questa arriva da questa. No, non arriva. Ancora vivo te sei, ma vuoi morire? Vuoi morirci te? Bene. Oh là. Ma che cacchio fai, Maxi? Dragging Bronco along would slow them down, but not much. Mio Dio, ingeriamo dei, come cavolo si chiamano, delle pillole? Non pillole. Delle shotgun? Shotgun? Shotgun. La, non so come si chiama in italiano, onestamente. Wow, rallenta la bullet gun, tieni premuto così. Wow, rallenti. Aia. Ma io non voglio sparare di nuovo. Che palle. Ok, andiamo. Garage. Suamente per suo autorizzares. Suamente impregados. Entrata principale. Devo smettere la piscina e spa. Devo smettere di cercare di far finta di essere in grado di parlare portoghese. Oh, cos'era? Oh, dual wielding, posso andare? Come però? I had to move quick, or Bronco's next charitable donation would be to the worms. 3. Oh, doppia. Figo. Adesso ho 2 pistole, no? Ne mandiamo con una sola. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Maybe. Siamo nel garage. Ok, ma Ricky Martin? Oh, Gesù, qua muoio sicuro 8 volte almeno. Voglio il mio comando assistito. Sei mi assistito. Ok, cagli dietro. Riparati. Bene, bravo Max. C'è qualcuno di qua? Sì. Bevi. Non è Dark Souls. Stupido idiota di un tearless. Ok, uno è morto. È ancora io. Dove l'ho colpito? Nella schiena? Ah, nella mano? Che brutto però l'effetto del sangue. Mamma mia se l'ha fatto male. Pulsanti lampeggianti. Apri porte e cancelli. Posso accenderlo con... No, non posso. Sarebbe stato epico. Ok, prendiamo tutte le pallottole possibili. Anche te, dammi tutto. Apri la porta del garage. Prendiamo Q e andiamo. Ok, la vedo bruttissima. Qua non sopravviverò mai. Dovrò fare dei cambiamenti sia alla grafica sia ai controlli. Mi fa strano. Cerca di ti faranno capire meglio la situazione. Ok, tu cosa sei? Che spunti qua? Un altro pezzo di pistola? Ma vieni da papà. No. I've done them enough favors. I didn't need to give them more of a head start. Figo, stiamo trovando pezzi di un'arma. Anche se non capisco, queste armi d'oro poi le posso usare o sono soltanto per una roba tipo multiplayer? Non so neanche se ci sia il multiplayer, onestamente. Qua c'è qualcosa per terra? Sembra una foto adesso, avvicinandoci. Esamina la foto. Ma quello lì è Rodrigo, ma molto più giù. Ma che cacchio? Ah, è vero, qua non si corre. Io che corro premendo X, tipo Slipknot, premendo spazio. Sì, probabilmente. Ok, questo è stato un colpo. Quella è tipo la... sembra la polizia. Mio Dio, 3 colpi e sono morti tutti. Ma no, ma diamine. Questo non è semi-assistito comunque, questo qua è liberissimo. Mio fuoco. Tre colpi, 3 morti. Bene, headshot. Oh mio Dio, sei qua in fronte. Eroe, mamma mia che brutto però l'effetto del coso di sangue che si sparge, non è...
Nulla. Max, aiuto. Buora, buora. Entra qui, veloce. Porra. Suppongo... Le ruote, le ruote, le ruote. Buono. Dovrebbero essere morti, no? Ancora vivi. Lo ti dico, sono qui. C'è qualcuno dietro di me? Oh, 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 queste parole a me non le dici, ok? Mi è caduto le cuffie. Ah! Ok, buono. Ci siamo disfatti anche di lui, perfetto. Signor Blanco, prendiamo tutte le pallottole che abbiamo in giro. Oh, bestia, hanno fatto fuori pure i poliziotti. Che tra l'altro non sembra neanche la polizia, sembrano le forze tipo armate. Non so, Max. Potremmo tenerlo là dentro e... No, vabbè, dai, stiamo lavorando per lui. Sarebbe davvero il caso di tirarlo fuori. Ma sto cercando la terza parte dell'arma, che non c'è, probabilmente me la sono persa in giro, peccato. Sì, ho capito. Aia. Arca troia. Quello dovrebbe essere andato. Ok, lui l'ho colpito secco tra gli occhi. Brutta roba la vita. Cioè, la morte. E Rodrigo è salvo. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh. Oh no, ok, sono i rinforzi. Tipo la polizia armata. Non so che... Tipo le forze dell'ordine. Non ho idea di come differenziarli. Oh, così? Minchia. Oh, che stai facendo? Giustizia locale? Direito de matar as pessoas a sangue frio, Becker. Cala a boca, cuzão. Continua dando multas. Não põe o nariz onde não é chamado. Vamos. Del tipo, penso che ci sia la differenza. Quelli là sono le forze dell'ordine, mentre di là sono la polizia locale, non so come dire. E arrivano chi ti credi di essere, non puoi venire qui. Oh, è Ricky Martin, l'hanno liberato. Non puoi venire qui e... sparare alla gente a bruciapelo, bla 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 bla. Non lo so, suppongo sia questo quello che hanno detto. Il comando sombra? Una specie di poliziotto. Ah, ok, va bene, ecco, spiegato. Ma dai! Rodrigo, Fabiana, sta bene? Limoni duri in arrivo? No, niente. Ricky Martin, cosa vuoi? Cosa hai da guardarmi così male? Colpa tua? Ubriacandosi. Max, dai. Non rovinare la tua vita così. Ve l'ho detto, ma porca troia, sta cuffia. Ve l'ho detto, ragazzi, non bevete, fa male, vi riducete come lui, poi. È questo quello che volete? Magari vomitando a fontana? Ecco. Che schifo. Su via, non fatelo. Fate i bravi. Ma dai. Forse lo eri anche prima, Max. Anche prima di bere. Cioè, arrivi a letto. Buonanotte.